Una, due, tre. Inquadro la persona dietro la tuta perché hanno detto che non si può inquadrare. Sgrulla. Brava. Diciamo che è un progetto nato proprio dal basso, dalla popolazione che abita in questo quartiere, che si è diciamo stufata di vedere insomma la periferia distruggersi in questo modo, e quindi visto che non c'è mai un aiuto verso queste periferie, si è deciso di rimboccarsi le maniche e di fare qualcosa. Sono nella seconda parte, stanno dipingendo i muri. Queste tute per rimanere nell'anonimato, perché purtroppo non si può fare, quindi diciamo che è un modo anche per incuriosire anche e per riservare la nostra identità, insomma. Che mi sono affacciata e ho visto un muracciolo. Allora mi ha detto un'amica mia, una che abita qui, Rosina, mi ha detto: ma guarda, è pure di sotto. Allora ho fatto il giro e ho visto pure la palazzina, è bellissima. Sono stata proprio contenta che ci ha dato una ripulita. I think what they're doing in Trullo is significant because it's basically the neighborhood and people in the neighborhood taking back their own public space. And I think that is what street art by definition is about reappropriating public space and enhancing it. And so what they're doing is taking an area that maybe is seen as forgotten, and they're saying, you know, we're proud of it, we want to enhance it, and we want to make it something beautiful. Rispetto alle pitture è meglio oggi perché prima c'era la droga, e era un po' pericoloso anche per i figli stessi. Adesso la droga qui ce n'è di meno. Prima c'erano delle scritte sia politiche che di squadre di calcio. E questa cosa non è bella, è molto meglio vedere questi colori, queste cose. Noi vediamo la differenza tra chi utilizza un muro per imbrattarlo e chi utilizza un muro per riqualificarlo, per ripulirlo. Chi utilizza una panchina per distruggerla e chi utilizza una panchina per ripararla. Sono entrambe delle attività, diciamo, fuori dal normale, fuori dal legale, fuori da... Però una cosa riqualifica, una cosa protegge e una cosa distrugge. Tutto questo colore che stanno portando qui al Trullo sta diventando una cosa fondamentale, perché non eravamo neanche abituati a avere i colori e la pulizia dei muri stessi.
Se vive, c'è più allegria, almeno a me dà questa sensazione che ci sia più allegria. Io poi con la gelateria loro hanno centrato i colori più ideali per il mio locale, perciò, ma sono belli tutti.